Ciao a tutti amici e ben ritrovati in compagnia del vostro MacTube. Eccolo qui il protagonista della video recensione di oggi. Sto parlando dello Xiaomi Redmi Note 4X. Ve l'avevo annunciato sulla pagina Facebook giorni fa, quindi se non siete fan della pagina Facebook andate a cliccare mi piace, trovate tutti i link in descrizione e seguiteci anche sugli altri social come Instagram e anche essere iscritti ovviamente al canale YouTube stesso. Questo qui è un dispositivo che ho utilizzato in queste settimane e che mi ha dato grandi soddisfazioni in tutti i comparti rapportato al prezzo. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere un po' come si comporta questo Xiaomi Redmi Note 4X. Sì, Xiaomi Redmi Note 4X, sigle sempre più lunghe, sempre più confusionarie che fanno del comparto Android, ma precisamente della casa produttrice stessa, quindi Xiaomi, una grande confusione e si confondono tra i vari modelli. Infatti prima di acquistare questo dispositivo ho fatto grandi ricerche su internet perché non riuscivo a capire le differenze tra i vari dispositivi, perché anche una lettera potrebbe cambiare tutto quanto il comparto hardware dei dispositivi. Poi sono giunto alla conclusione, allora innanzitutto vi dico che l'ho comprato su grossoshop.net a 159 euro, quindi davvero un best buy sotto questo punto di vista. E io già possiedo uno Xiaomi Redmi 4 Pro. Dicevo, ma qual è la differenza di questo Redmi Note 4X e di questo Redmi 4 Pro? Scusate il gioco di parole, ma le sigle sono queste. L'unica differenza sta nel display, perché questo qui è da 5.5 pollici, invece il Redmi 4 Pro è più compatto, ma la dotazione hardware è sempre la stessa. Allora, prima di parlare di dotazione hardware, parliamo di hardware proprio fisico, quindi come è fatto il dispositivo. Qui sulla parte superiore abbiamo un jack da 3,5 mm con sensore ad infrarossi e secondo microfono. Sulla parte di destra abbiamo pulsante di accensione e spegnimento standby, bilanciere del volume. Sulla parte sottostante abbiamo due griglie, che però una nasconde l'altoparlante e l'altra il microfono, e una porta micro USB. Peccato per la presenza, per la mancanza, della porta Type-C, perché siamo arrivati a un punto che la Type-C è diventata uno standard anche per dispositivi, diciamo, di fascia medio-bassa. Quindi, diciamo, sotto questo aspetto poteva fare di più Xiaomi. E poi, infine, sulla parte di sinistra, abbiamo lo slot per due nano SIM, o una nano SIM e una micro SD, quindi dispositivo dotato di dual SIM. Sulla parte sul retro abbiamo sensore d'impronta, eccolo qui, con doppio flash LED e fotocamera da 13 megapixel. Il corpo è totalmente in alluminio, però adesso ve lo avvicino anche qui nella videocamera. Qui la parte superiore e la parte sottostante è in plastica per favorire le antenne, ma anche l'assemblaggio, penso. Però come potete vedere qui anche dalla fotocamera, la differenza di colore è pressoché nulla e anche al tatto sembra che siano lo stesso materiale. Quindi ottimo lavoro sotto questo punto di vista da parte di Xiaomi, perché la costruzione è davvero ottima. Si impugna bene in mano, poi io qui ho una mano bella grande, quindi per me qualsiasi dispositivo va bene. Ma devo dire che le cornici, vedete, del display sono ben ottimizzate. Quindi qui di fianco al mio OnePlus 3T, vedete, diciamo, il OnePlus 3 è leggermente più grande. Quindi detto questo, adesso parliamo di dotazione hardware. Che cosa ha a bordo questo Xiaomi Redmi Note 4X? A bordo abbiamo uno Snapdragon 625 accompagnato da 3 GB di RAM, quindi un quantitativo di RAM accettabile ai giorni d'oggi.
Poi abbiamo una memoria di 32 giga integrata, ripeto, espandibile tramite micro SD. Se andiamo a sacrificare lo slot qui per la doppia SIM. Poi abbiamo una fotocamera qui da 13 megapixel. Abbiamo un display da 5 pollici e mezzo, full HD da circa 400 dpi, che si comporta davvero molto bene. Abbiamo la MIUI a bordo, che è la Global 8.5 stabile. Devo dire, grosso shop, ottimo lavoro sotto questo punto di vista, perché ce lo dà pronto all'uso. Ho visto varie recensioni, magari anche un po' più datate, quindi non so precisamente quando sia uscito questo dispositivo. A me l'ho comprato, non me l'hanno inviato gratuitamente, peccato, perché quando ci inviano roba gratuita da testare a noi ci fa sempre piacere. Comunque io l'ho acquistato e sono qui per raccontarvi la mia esperienza. Io l'ho acquistato, ripeto, con un grosso shop. A bordo abbiamo tutto quanto l'occorrente, Play Store, tutte quante le applicazioni in italiano, tutto il sistema in italiano. E ripeto, come ho sentito in altre recensioni per utenti consapevoli, io questo telefono l'ho dato a mia madre, che di telefoni non ci capisce niente, e appunto ci sono io che gli consiglio i dispositivi. Comunque si trova davvero molto bene e non ha nessunissimo problema di compatibilità con varie app, o magari crash strani, blocchi e quant'altro. Quindi ripeto che secondo me è un dispositivo da poter consigliare per quanto riguarda l'aspetto hardware software, magari per la garanzia, anche se non ho avuto diciamo esperienza di un grosso shop per la garanzia, però ne ho sentito parlare bene. Però personalmente non posso dirvi la mia fuori dalla scatola. C'è un caricatore con presa cinese, grosso shop ci dà l'adattatore, e esce a 5V 2A, quindi carica veloce. E visto che sto parlando di carica batterie, batteria integrata da 4000 mAh, ragazzi, una batteria davvero mostruosa, 8-9 ore di schermo, 2 giorni di autonomia, carica in circa 2 ore e mezza, che dire. Un dispositivo che, diciamo, l'accoppiata Snapdragon 625 con batteria da 4000 mAh e 3 GB di RAM fanno girare questo dispositivo davvero in modo non fulmineo, però comunque non si blocca, sempre fluido e sempre pronto all'uso. Per quanto riguarda, vedete, la parte frontale, abbiamo questo display da 5.5 pollici e abbiamo, a differenza di un'altra differenza del Redmi 4 Pro, è che abbiamo i tasti retro illuminati qui, e purtroppo sono disegnati come potete vedere, e quindi non possono essere intercambiati. A me piacciono più quelli lì tipo OnePlus 3, adesso vi faccio vedere. Vedete che c'è il puntino e possiamo noi andarlo a cambiare a nostro piacimento, ma comunque stiamo parlando di piccolezze, magari alla gente che compra questo telefono nemmeno importa. Sensore di impronte digitali qui sul retro davvero fulminio, al pari dei top di gamma, e l'avrei preferito di fronte, però Xiaomi ormai ci ha abituato a metterli sul retro e quindi a noi va bene così. Mi ricorda il mio vecchio Nexus 6P che aveva il sensore di impronte digitali sul retro, davvero fulminio. E questo può essere utilizzato anche per scattare dei selfie, quindi cliccare qui, oppure fare diverse funzioni nel sistema della MIUI. Quindi detto questo, adesso andiamo sul banco, perché vi voglio far vedere un po' come si vede il display, le varie funzionalità software, e poi passiamo alle conclusioni. Allora, eccolo qui il reparto software del Redmi Note 4X. Ormai la MIUI la conosciamo molto bene. Abbiamo qui un menu senza drawer delle applicazioni, quindi abbiamo tutte quante le applicazioni qui raccolte sulla parte principale del display. Quindi appena lo andiamo a sbloccare ci troviamo direttamente nel drawer delle applicazioni. Andiamo a vedere nelle impostazioni, vi faccio vedere le info sul telefono. Abbiamo Android 7.0, vedete qui Redmi Note 4, ma comunque è il 4X. Poi abbiamo qui la MIUI Global versione 8.5 stabile, che ripeto non mi ha dato nessun suo problema. Poi le varie informazioni hardware che vi ho detto precedentemente. Vedete qui abbiamo le reti mobili, possiamo attivare qui il VoL LTE soltanto se il nostro operatore ci permette di andare ad utilizzare
questo tipo di tecnologia, i dati mobili, il roaming, e possiamo andare anche a mettere un limite di utilizzo dati. Adesso andiamo indietro, wifi completamente compatibile con le nostre wifi italiane, abbiamo il bluetooth, hotspot personale, comunque queste qui sono le solite, e comunque non ho avuto, vedete che prende anche 4G con Vodafone, quindi nessunissimo problema sotto questo punto di vista. Nella parte del display abbiamo il, ovviamente, la luminosità automatica adattiva, la modalità lettura che ci permette di andare a mettere lo schermo in una come dire più giallino, quindi filtrare la luce blu, vedete, e possiamo fare una cosa simpatica, ovvero andare ad inserire un orario di avvio e un orario di fine, quindi possiamo andare a mettere per esempio che si attivi alle 10 di sera, magari quando siamo a letto, in modo da non far affaticare gli occhi. Abbiamo la possibilità di andare a controllare qui il contrasto e tutte quante le varie impostazioni del display. Io ho lasciato tutto quanto normale perché ritengo che abbiano fatto un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. Poi abbiamo anche il doppio tocco per andare ad attivare lo schermo. Sfondi Xiaomi davvero molto belli, comunque sfondo home, sfondo della schermata di blocco, cose semplici. E poi abbiamo una vasta libreria di temi, comunque molto cinesi, e io personalmente non li amo, non mi piacciono i temi, preferisco avere un telefono stock, ma comunque qui ce ne sono molti, magari per chi vuole dare spunto alla sua creatività a andare ad inserire i temi, questo è il telefono che fa per voi. Poi abbiamo qui suono e vibrazione, tutte quante le varie funzionalità, vediamo un po', vedete, purtroppo non si può inserire il suono della SIM 1 e SIM 2, però comunque nessun problema sotto questo punto di vista. Schermata di blocco, vedete, impronta digitali, comunque avviare la fotocamera velocemente. E poi una cosa che mi è piaciuta molto di questa MIUI è il secondo spazio, cioè non è una funzionalità che comunque è nuova, perché su Android, adesso anche quello stock, possiamo andare ad creare due utenti che comunque ci permettono di andare a usare il telefono in due persone. Ecco, vedete, ho creato un secondo spazio, e questo cosa significa? Significa che grazie a questa funzionalità possiamo utilizzare magari il telefono in due modalità, magari modalità lavorativa e modalità tempo libero, disturbare batterie e prestazioni. Devo dire che le notifiche arrivano tutte, quindi nessun problema. Mi ricordo i primi Xiaomi, dovevamo andare ad impostare, ad alzare, dobbiamo andare a impostare le varie i permessi dell'applicazione e tutto quanto il resto, che sappiamo che ci ha dato molto fastidio e che ci ha anche frenato nell'acquistare questo smartphone. Però devo dire che con questa versione è stato risolto tutto. Impostazioni aggiuntive, la Quick Ball, che a me personalmente non piace, possiamo andare a diciamo fare delle funzionalità senza andare a toccare qui i tasti funzione. Poi le varie gesto, il mio account, e poi abbiamo applicazioni installate. E un'altra cosa che vi devo far vedere, adesso lo faccio vedere se riesco a tornare. Ah, ecco, vai al primo spazio, vedi, adesso sta cambiando, adesso vi faccio vedere anche il cambio di spazio in diretta. Ecco, siamo tornati alla schermata di prima. Vedete, possiamo andare a clonare le applicazioni. Questo cosa vuol dire? Possiamo ad esempio clonare WhatsApp ed utilizzare WhatsApp con due numeri differenti, magari che abbiamo inserito su questa SIM, quindi un dual SIM completo. Quindi possiamo andare a clonare l'applicazione, oppure Facebook, invece di fare due login vi si creeranno due icone qui di Facebook, in modo da fare l'accesso su due applicazioni diverse. Ovviamente verranno differenziate con un'icona, e quindi devo dire ottimo sotto questo punto di vista. Fotocamera, andiamo a vedere la fotocamera, molto semplice, ci sono varie funzionalità, vedete qui l'audio, bellezza, tilt shift, comunque ci sono anche alcuni filtri di Instagram. E poi c'è la modalità manuale che ormai conosciamo,
non ci sono molte funzionalità, vedete soltanto la selezionare l'ISO, il bilanciamento del bianco. Io le faccio sempre in automatico. Vedete qui abbiamo la funzionalità selfie, che ci dice anche, vediamo un po' se riesco, vedete l'età dell'uomo, 24 anni, cioè quasi azzeccato. Comunque le foto vengono bene, adesso ve ne faccio vedere alcune. Eccole qui, HDR, selfie, una macro, devo dire di qualità. La messa a fuoco non è stata istantanea, devo cliccare sullo schermo ma più volte. Questa è una foto al prato, non so perché l'ho fatta. E poi qui il video. Ops, quest'altro. Lo metto a schermo intero. Video da vicino, ovviamente in full HD. Massima risoluzione 60 fps. Devo dire i video vengono bene, ma comunque non ci possiamo aspettare tanto da questa fotocamera, quindi che dire, promossa in linea col prodotto, nulla di che. Quindi adesso torniamo alla videocamera e torniamo alle conclusioni, o meglio andiamo alle conclusioni per questo Xiaomi Redmi 4 Note X. Allora, che dire di questo Xiaomi Redmi Note 4X? In questi giorni mi ha stupito. Quindi che dire, fluido, affidabile, durata della batteria davvero ottima. Mi scuso per l'errore che ho fatto, non è da 4000 mAh ma addirittura da 4100 mAh. Tutte quante le applicazioni girano benissimo, nessun intoppamento, anche il gaming di buon livello, Real Racing gira molto bene. Ovviamente l'audio non è proprio il massimo, perché abbiamo qui sotto la capsula il diciamo lo speaker, quando lo teniamo così diciamo andiamo a sacrificare un po' la qualità dell'audio. Comunque detto questo, la recensione spero che vi sia piaciuta, più o meno è stata una chiacchierata su questo prodotto, perché a parte che ne sono uscite altre di recensioni prima di questa, però io volevo raccontarvi più la mia esperienza, non proprio una semplice recensione come faccio di solito, dove vado a dire tutti quanti com'è, che comunque ve li ho detti, magari ho mancato qualcosa. Però più che altro è stata un'esperienza per raccontarvi quello che mi ha saputo offrire questo Redmi Note 4X. E mannaggia a Xiaomi che ci fa queste sigle. Un appello a Xiaomi, cambia le sigle, falle più semplici. E comunque spero che questa video recensione vi sia piaciuta. Vi invito a cliccare un like al video, di iscrivervi al canale e di seguirci su tutti quanti i social, Facebook, Instagram. Un saluto dal vostro MacTube e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!